Un secondo semestre 2010 che vede la nostra regione Abruzzo in seppur piccola ripresa. E quanto scaturito stamane dall'indagine sull'industria abruzzese presentata da Confindustria alla presenza di numerose cariche politiche regionali, che a seguito hanno aperto un dibattito volto ad analizzare i dati presentati per capire dove intervenire e per rendere la ripresa più veloce. Direi leggermente in ripresa, però non possiamo certamente cantare vittoria perché non mi sembra sia effettivamente il caso. Comunque i dati adesso che saranno proiettati, vedremo un po' qual è in effetti la situazione reale, che conosciamo in parte. Ma la politica, noi chiediamo soprattutto di essere vicini e soprattutto di sostenere in ogni caso, in ogni modo le imprese, perché le imprese sono il polmone di questa nostra provincia sicuramente, quindi bisogna assolutamente sostenerle. Noi chiediamo assolutamente il loro aiuto, ma non chiediamo un aiuto economico, chiediamo un aiuto, un sostegno anche morale spesso e volentieri, che è quello che manca in questo momento, in un momento direi quasi di depressione dell'ambiente. Non dobbiamo mollare perché è una ripresa comunque lenta, selettiva, quindi non dobbiamo smettere con la terapia d'urto che stiamo facendo ormai da un anno e mezzo a questa parte, ovviamente continuando anche le politiche di lungo respiro, segnatamente quelle sulla formazione, che stanno portando una rivoluzione in questo settore, rivoluzione della quale c'era certamente bisogno. I segnali positivi provengono da un aumento della produzione, del fatturato, aumenta l'esportazione, aumenta anche il numero delle partite IVE che si aprono. La Regione Abruzzo sta attuando una politica di aggregazione agevolando la formazione dei poli di innovazione e delle reti di impresa. Nel momento in cui associazioni imprenditoriali, datoriali, sindacati, la Regione, il mondo intero capisca che bisogna voltare pagine, bisogna fare subito ed in fretta la stagione delle riforme. Il manifatturiero è quello che tira di più, il settore automotive è positivo, anche il settore della ricerca e dell'innovazione incomincia a respirare. Siamo tra le prime 8 regioni d'Italia ad investire finanziamenti che provengono dall'Europa e dal governo verso questo settore importante. Se vogliamo essere competitivi bisogna puntare più che sui capannoni e i macchinari, bisogna puntare sull'economia della conoscenza.